Allora, andiamo con ordine. I numeri scientifici che stiamo vedendo in queste ore confermano due cose. La prima, che grazie ai vaccini si sta evitando un'ecatombe, perché con questi numeri di contagi, se non ci fosse stata la vaccinazione, sarebbe stata una tragedia. L'altro è che il vaccino non ha bloccato il contagio e che puntare, come è stato fatto in questi mesi, sul Green Pass come unica arma. E per fermare il Covid, convinti che se anche i contagi andavano avanti il problema non sarebbe arrivato, oggi porta alla conseguenza che abbiamo il disastro per cui è in riunione in questo momento il CTS, per cui il contagio è così esploso perché non è stato controllato nel frattempo facendo una serie di cose utili che Fratelli d'Italia dice da tempo, come il potenziamento dei mezzi pubblici, la reazione forzata dei locali e come le scuole, una serie di interventi non si sono fatti, si è puntato solo sul Green Pass e oggi c'è la conseguenza che con l'esplosione del contagio si rischia di bloccare l'Italia e quindi non si può più consentire la quarantena a tutti i contagiati perché altrimenti chiudono gli ospedali, si fermano le forze di polizia, chiudono gli uffici pubblici, perché il contagio è così esploso per Certo. l'incapacità del governo di fare la strategia giusta, per cui ora siamo in Donzelli. difficoltà. Io chiedo, no, scusi, almeno Draghi può, visto che ha mentito all'Italia dicendo il 22 luglio quelli con il Green Pass saranno sicuri di non essere né contagiati né contagiosi, ammettere di aver sbagliato, chiedere scusa e ascoltare finalmente l'opposizione che ha detto una serie di cose giuste. Chiaro. Allora, Malpezzi, arrivo da lei, però voglio interpellare ancora Donzelli su un punto, perché io ricordo che Fratelli d'Italia per lungo tempo ha detto il governo abbia il coraggio, se crede nei vaccini, di imporre l'obbligo vaccinale. Se si va verso l'obbligo vaccinale, almeno nei luoghi di lavoro, perché forse è l'unico ambito nel quale si può avere un controllo sicuro e continuativo, a quel punto voi potreste prendere in considerazione il sostegno a questa misura? Così, l'obbligo vaccinale nei luoghi di lavoro vuol dire mettere l'obbligo di Green Pass rafforzato per lavorare, è un'altra cosa rispetto all'obbligo vaccinale. Se il governo si prende la responsabilità in questo momento di dire che se non ci sono, i vaccini sono sicuri e quindi tolgo la malleva, siamo ben contenti, si vaccinano più persone. Ma guardate, il problema in questo momento non è che gli italiani non sono abbastanza vaccinati, perché siamo una delle nazioni con più vaccinati. Il problema è che anche i vaccinati, dopo che Draghi gli aveva detto non vi contagerete, si stanno contagiando. Il problema è che non si è fatto nulla oltre il vaccino per fermare il contagio. Quindi, mentre si parla di vaccinare ancora quei Certo. pochi Novax che sono rimasti, il governo inizia a investire davvero in tutti quegli interventi Chiaro. necessari.